Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Sono molto belle le letture di questa sera, che ci ricordano da un lato l'intervento salvifico di Dio e dall'altro le possibili risposte non sempre positive da parte del destinatario di esso, che siamo noi, il suo popolo. La prima lettura è una profezia dell'avvento di Gesù, è uno dei canti del servo di Yahweh, che appunto descrive profeticamente Gesù come colui che era stato formato dal Signore, posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, espressione con la presenza di Gesù tra noi della cura che Dio ha nei confronti dei suoi figli ingrati, che a volte dicono, abbiamo sentito la parte finale della prima lettura, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato, e Dio risponde: anche se una donna si dimenticasse del figlio, io non ti dimenticherò mai. E come dire, la manifestazione, l'espressione della cura profonda di Dio verso il suo popolo è stato proprio l'invio di Gesù con il suo carico di infinita misericordia. Gesù nel Vangelo, nella prima parte, afferma la sua uguaglianza con il Padre, sia nell'essere che nell'operare. Il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. E poi nella seconda parte dice una cosa che forse è la più, come dire, provocante e interessante per noi, quando parla della risurrezione. Lui dice, parla di risurrezione in due sensi. E in effetti anche il libro dell'Apocalisse dice che ci sono due morti per noi uomini e due risurrezioni. Qual è la prima risurrezione? La prima risurrezione, Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se voi vi ricordate bene il catechismo, spero di sì, vi ricorderete che il catechismo ci ha insegnato che esistono due tipi di peccato: il peccato veniale e il peccato mortale. Il peccato mortale è per l'anima ciò che la morte è per il corpo. Quindi, se noi vogliamo farci un'idea di quanto è brutto il peccato mortale, di come rende la nostra anima invisibile, basta che vediamo il triste spettacolo di una persona morta, che non c'è più la vita. E un'anima che sta così, come fa a risorgere? Deve ascoltare la parola di Gesù in primis. L'ascolto della parola di Gesù gli fa prendere coscienza del suo stato e la porta poi a sigillare la sua risurrezione nel confessionale, dove le anime, ho detto, guardate sempre bene, io ci ho rimesso pure qui Cristo morto vicino al confessionale, perché al confessionale, quando uno fa la confessione fatta bene, entra un'anima morta e esce un'anima risorta. Allora, queste persone che hanno vissuto la prima risurrezione, che era più importante, quando alla fine della storia ci sarà, diciamo, nel credo, la risurrezione della carne, lo stesso udranno la voce di Gesù, come l'hanno udito in vita, e risorgeranno con risurrezione di vita. Ma chi si è chiuso la parola di Gesù e è vissuto in questo mondo da vivo perché il cuore batte, ma da morto nell'anima, e muore in questo stato, avrà una risurrezione non di vita. Gesù lo dice chiaramente: verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio dell'uomo e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Sapete che siamo in Quaresima, quindi è un periodo un po' penitenziale, quindi è il momento opportuno per riflettere su alcune cose. Noi dobbiamo pensare alla tragedia della dannazione. La dannazione, l'inferno, è una cosa allucinante se ci pensiamo. Primo, perché è eterno; secondo, perché è un luogo di tormenti inimmaginabili per noi; e terzo, perché dopo la risurrezione della carne, che ci sarà, non è una favola, chi è dannato purtroppo per tutta l'eternità soffrirà non solo nell'anima ma pure nel corpo, con un corpo orribile e deforme, quel corpo che purtroppo molte volte in questa vita serve per combinare di tutti i colori per i grandi peccatori, che avrà una sofferenza infinita senza fine. Ricordiamo che queste purtroppo sono drammatiche, ma verità di fede. Quindi tutti quanti ricordiamo, noi ricorderemo, quando abbiamo studiato la Divina Commedia, che bel cartello che c'era scritto davanti all'ingresso dell'inferno, no? Lasciate ogni speranza voi che entrate. È terribile questa frase, ecco, però purtroppo è vera. Quindi questo ci fa capire quanto è importante, ecco, spero chiaramente che nessuna delle persone che stanno qui stia morto nell'anima
però è importantissimo per tutti noi, che la Madonna lo chiede da tutte le parti, ci tiene tanto che preghiamo, non solo per noi, ma per le persone che si trovano in questo stato. Fatima ricorre il centenario, ha detto, hanno comandato di pregate, fate sacrifici per i peccatori, dicendo queste parole, perché la gente, tanta gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Quindi se anche per grazia di Dio noi non viviamo lontani dalla vita di grazia, abbiamo sempre questa grande carità di pregare per i molti che purtroppo ci vivono e che possono essere aiutati a scappare da questa terribile sorte, magari dalla nostra povera e piccola preghiera. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.